Buonasera a tutti quanti, benvenuti a questo evento organizzato dalla Facoltà di Economia e Management della Libera Università di Bolzano, una tavola rotonda sul tema post-Covid, impresa e finanza. Vi salutiamo noi tre professori della Libera, il professor Federico Boffa, Buongiorno. il professor Massimiliano Bonacchi, Buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando. e io Francesco Ravazzolo. Abbiamo due slide per introdurvi all'argomento e ve le facciamo vedere. Eccoci qui sullo schermo. Cosa vogliamo parlare questa sera? Abbiamo tutti letto i giornali o siamo stati interessati dalla TV e dai vari atti delle istituzioni, sappiamo cosa sta succedendo e ci sono delle iniziative per tentare di aiutare l'economia. In Francesco, non è particolare, mica partito YouTube. sì, Ma... partito. Partito, scusateci allora di questo. E queste misure, le più importanti, sicuramente sono quelle che hanno riguardato la liquidità. E vorremmo discutere con voi due iniziative, una data dall'Eurosistema, dalla Banca Centrale Europea, e l'altra invece più nazionale, data dallo Stato italiano. Fatemi presentare in 2 secondi questi numeri. Abbiamo letto che la Banca Centrale Europea e tutto l'Eurosistema ha aggiornato proprio in queste settimane il numero preciso e cosa ha adottato. Ha adottato una serie di misure di politica monetaria e vigilanza per tentare di sostenere l'economia e i cittadini. In particolare, ha introdotto questo programma chiamato Pandemic Emergency Purchase Program, PEP, da 1.350 miliardi di euro, con l'obiettivo di ridurre i costi di finanziamento e incrementare l'accesso alla liquidità e quindi al credito della popolazione europea. Ha tenuto abbastanza bassi o addirittura negativi i tassi di interesse di riferimento, nonché ha incrementato l'offerta di liquidità negli strumenti standard che aveva, allentando i criteri concernenti le garanzie, cioè cosa, per esempio, le banche devono offrire per accedere a questa liquidità. Ulteriore iniziativa della Banca Centrale dell'Eurosistema è stata di introdurre un requisito di capitale inferiore per le banche, tutto in ottica di supportare gli interventi di liquidità. Questo, diciamo, la prima operazione a livello europeo dove si può già accedere in questo momento. A livello nazionale, forse la più importante per la liquidità è il decreto liquidità approvato ad aprile, con tre varie misure. Le tre più importanti che voglio ricordarvi: ha introdotto garanzia inizialmente da subito al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro. Adesso è stato aggiornato questo credito, questo decreto, con un massimo di 30.000 euro, nonché garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro. La differenza tra uno e l'altro era sul tipo di aziende che potevano applicare i requisiti per applicare. Garanzia ultimo al 90% invece per i prestiti più grandi fino a 5 milioni di euro. Quindi siamo in una situazione di enorme liquidità, ovviamente di forte crisi. Cosa si può fare con questa liquidità? Ecco l'obiettivo di questa tavola rotonda. E noi abbiamo deciso di invitare il dottor Faustini, a cui lascio la parola, invito a entrare e lascio la parola per presentarci la tematica e moderare il panel di ospiti che ci potrà aiutare nella discussione. Dottor Faustini, buonasera. Grazie, buonasera, buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci segue sui due canali, cioè il canale universitario e il canale YouTube. E per me è anche un piacere vedere attorno allo stesso tavolo, da una parte, i tre professori appena citati, ma dall'altra anche i vertici delle nostre banche. Non è comune trovare attorno allo stesso tavolo Paul Gasser, che è l'amministratore delegato di Raiffeisen Bank, Nicola Calabro, che è l'amministratore delegato di Cassa di Risparmio, Sergio Lovecchio, che è l'amministratore delegato di Regio Plus o Plus, a seconda dei punti di vista, e
io sono sempre per il Latinorum, e Alberto Naef, che è l'amministratore delegato di Banca Popolare. Permettetemi di non continuare a dire dottori e professori, perché sennò non ne veniamo più fuori. Allora, ci sono, io parto essenzialmente da tre parole, che sono una, la parola ripartenza, che è molto bella da sentir evocare più volte, richiama un po' Arrigo Sacchi, un tempo l'avremmo chiamato semplicemente contropiede, però la ripartenza necessita di una squadra che è in grado di giocare al meglio, e non sempre la vediamo nel paese dove manca in questo momento un bel pezzo di coesione sociale. Un'altra parola che è stata negativa era lockdown, però ci chiediamo come usciremo da questo lockdown, perché è vero che siamo di nuovo usciti, ma è anche vero che siamo usciti molto diversi anche dal punto di vista economico. E l'altra parola chiave è post-Covid, laddove il post è un bel segnale di ottimismo, però faccio fatica a immaginarmi il post in questa fase, perché siamo in parte ancora dentro purtroppo l'emergenza Covid. E ci sono alcune questioni. La prima, l'Alto Adige ancora una volta si trova di fronte a una sfida che non è italiana ma è europea, perché l'Alto Adige sta cercando di dimostrare, anche aprendo prima, anche muovendosi prima di altri, di essere in qualche modo diverso e non solo autonomo, per cui non può certo paragonarsi a benchmark con i quali non si è mai paragonato nemmeno in passato, deve guardare oltre e deve guardare anche una prospettiva europea. Poi c'è appunto questa Europa che non si è ancora ben capito che rapporto avrà anche con lo Stato italiano, ma che sta imponendo una serie di soluzioni e anche di fatto, immagino, vincolando un po' le banche, ma di questo poi parliamo con i vertici delle banche. E dall'altra c'è lo Stato italiano, e io partirei per una serie di ragioni che adesso vi dico, e spero che nel frattempo compaiano lo vecchio Calabrò, Gasser e anche Naef, perché li invito a farsi vedere, a comparire in video. Partirei per una ragione specifica con Nicola Calabrò, perché è il suo compleanno, gli facciamo gli auguri, una piccola carambata, direbbe in questo caso Raffaella Carrà. Vediamo se Nicola Calabrò sorride per questi auguri. Allora, io mi ritrovo, si è messo anche la giacca, questo lo dico a chi ci segue su YouTube, perché abbiamo avuto, anch'io ero indeciso, volevo vedere come comportavate voi, anche una delle cose belle di questo nuovo modo di fare le conferenze. Ecco, dicevo, al di là della questione compleanno, come vedete gli altoatesini in questi giorni? Perché la domanda che mi faccio io, alla fine, i professori giustamente fanno teoria e questa volta sono anche tranquilli, perché nessuno può accusarli di non aver previsto il Covid, visto che non è un tema economico, ma lo sta diventando in modo molto importante. E dall'altra ci siamo noi che raccontiamo quello che vediamo, raccontiamo una realtà, però poi alla fine c'è, tra virgolette, lo sportello, cioè l'imprenditore arriva in banca, si sente dire delle cose magari diverse da quelle che ha sentito in un TG o che ha letto in un giornale. Per esempio, il tema del 25% è un tema che ritorna spesso anche nelle lettere che io ricevo al giornale. Per cui volevo capire, prima di tutto, dal dottor Calabrò, che trovo invecchiato di un anno, e com'è la situazione vista dalla Sparkasse, cioè in questo momento l'impresa altoatesina sta già ripartendo, è già ripartita, segue le regole di una politica che dice da domani riapriamo tutti, non è così semplice, non c'è una bacchetta magica. E dall'altra, che rapporto ha con la banca? Cioè è un rapporto di collaborazione, fiducia, quasi d'amicizia, per cui ci si confronta in un momento così delicato, o la banca viene vista addirittura con sospetto? Ma buon pomeriggio a tutti. 30 anni di banca, ho visto diverse crisi, ma esordisco dicendo che questa è la più complessa di tutte. Ci eravamo abituati negli ultimi 20 anni a vedere l'economia che improvvisamente rallentava, le bolle immobiliari che scoppiavano, crisi dettate per esempio dal fatto che succedevano a livello geografico in alcune aree dei rallentamenti congiunturali che magari però lasciavano alcune aree geografiche andare in una direzione diversa. Ecco, questa crisi è completamente diversa, come evidentemente abbiamo visto tutti, abbiamo imparato negli scorsi mesi anche a essere complessa l'analisi dal punto di vista sanitario,
la stessa cosa la possiamo dire dal punto di vista finanziario e economico, cioè non esiste niente che assomiglia a quello che sta succedendo oggi, che secondo me permette di poter replicare o fare delle previsioni basate sul fatto che è successo qualcosa di simile prima. Non è mai successo qualcosa di simile a quello che stiamo vivendo. Con ciò dicendo che dobbiamo inventarci tutto, in sostanza, c'è anche in banca... Direi di sì, come tutti abbiamo imparato in queste settimane da cittadini, come siamo, a provare a capire cos'era questo coronavirus, come si poteva trasmettere il contagio, quali potevano essere i rischi, se questa cosa qui sarebbe durata sempre o se avrebbe potuto avere a un certo punto un momento di recupero che poi effettivamente da un mese a questa parte abbiamo visto in maniera progressiva andare in una certa direzione. Ecco, tutta questa esperienza ce la siamo fatti tutti e penso che tutti abbiamo anche iniziato ad avere forse non una certezza sul fatto che anche la medicina fosse una scienza esatta. Parto da questo perché io continuo a dire anche oggi, al 10 giugno, che qualsiasi ipotesi su cui poi basare dei ragionamenti su quello che sarà la ripercussione sull'economia non potrà mai essere precisa fino a quando non avremo la certezza di come sarà l'evoluzione sanitaria. È vero che sono già successe delle cose che hanno creato dei danni, possiamo dire, sull'economia, ma un conto è immaginare che i danni possano essere quelli di un qualcosa che è passato e che oggi si sta ridimensionando, e un conto sarebbe dover stimare un potenziale effetto economico negativo se a un certo punto si andasse verso quella che nelle ultime settimane abbiamo imparato a chiamare l'ondata di ritorno, la fase in cui potrebbe esserci un secondo lockdown. Ecco, quindi non vorrei essere troppo caustico nel mio ragionamento, però il mio ragionamento è: io il primo mese, come molti di noi, l'ho passato a cercare di capire, sulla base di previsioni di istituti di ricerca, società di consulenza, banche d'affari, c'erano varie voci che provavano a rappresentare che cosa sarebbe dovuto essere, per esempio, la ricaduta sull'economia italiana. Vado in conclusione dicendo, quando tuttora oggi noi siamo in presenza di una situazione in cui l'Istat dice che l'economia italiana è attesa in una caduta che potrebbe essere tra l'8 e il 9%. Una delle principali banche italiane europee, tipo Unicredit, ha basato le proprie stime su una caduta del PIL che è intorno al meno 15%. McKinsey... Per cui oltre Visco, per intenderci, cioè il governatore fra il 9 e il 13, loro addirittura il 15. Poi c'è un McKinsey, per citare un'ulteriore autorevole fonte, che ha sempre ragionato fin dall'inizio con stime che per l'Italia erano oltre il 15%. Ecco, quando i range sono così aperti, chiunque che fa il nostro mestiere capisce che a questo punto è tutto molto opinabile. Personalmente io ho fatto un esercizio diverso, e cioè avendo un perimetro di osservazione che per quanto riguarda la nostra banca è un po' il nord-est, io personalmente ho organizzato circa 25 incontri video con gli imprenditori più importanti, clienti della nostra banca, sia in provincia di Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, dovunque siamo presenti, con relazioni importanti. Stiamo parlando di operatori globali, operatori che lavorano a livello internazionale, e se devo portarmi a casa due messaggi, e quindi chiuderei il mio intervento con questo tipo di ragionamento, il minimo comune denominatore di tante interlocuzioni di questo tipo è stato: A, un forecast fatto dalla mia azienda un mese fa mi avrebbe fatto dire delle cose, o mi ha fatto dire delle cose, un forecast aggiornato alla settimana scorsa me ne fa dire altre. Quindi una fortissima volatilità anche in aziende abituate a fare pianificazione da decenni in maniera puntuale e azzeccare tutti i budget anno per anno. Questa volta esprimono grande difficoltà a fare questa cosa. Io personalmente vedo un'economia reale dove alla fine, avanzo una mia teoria personale, questa crisi porterà, se non succede un secondo lockdown, a una classica selezione della specie, cioè i soggetti più deboli, come sempre succede in tutte le crisi. Darwin, insomma, evoluzione della specie. Darwin, mi fermerei qui per non rubare. Grazie, no, ma poi faccio più giri.
vedo un Paul Gas distratto, però adesso lo recuperiamo perché gli aprono le porte, gli fanno degli scherzi che poi finiranno davvero su YouTube e su altri canali. Dall'osservatorio di Raiffeisen io mi chiedo come stava il malato prima, cioè detto che adesso l'economia è malata, le aziende sono malate, cioè non penso che siano tantissimi, salvo i produttori di mascherine, che peraltro non sono esattamente l'economia trainante in Alto Adige. La domanda che faccio è come stavano prima, perché dal Raiffeisen si vede dal piccolo correntista al grande correntista, cioè come sta la nostra economia e come sta adesso dopo 100 giorni, dico semplificando, anche se proprio oggi ci dice l'informazione che probabilmente sono molti di più, se addirittura è iniziato qualcosa ad ottobre in Cina, ma questo è poco importante. Diciamo che l'economia italiana è stata travolta da 100 giorni circa di problemi. Come stavamo prima? Perché conta anche molto il punto di partenza, dottor Gasser. Bene, innanzitutto buonasera a tutti, grazie dell'iniziativa e anche grazie dell'invito. Mi permette prima di aggiungere qualcosina sul come dire, come ho vissuto io questa crisi, perché ho registrato varie fasi. Cioè la prima era quella di uno shock, anche di una, come dire, quasi non voler credere che effettivamente una pandemia di questo tipo possa, come dire, mettere tutto il sistema, tutto il paese in lockdown. Poi in un secondo momento c'è stata, come dire, la speranza, l'aspettativa, ma quando possiamo riprendere, quando possiamo riaprire? E c'è stata una grossa aspettativa, direi anche un po' una pressione. E poi appena, come dire, è stata questa riapertura, questa ripartenza, ho verificato una sensazione di, come dire, di, che fa riflettere. Perché in quel momento tutti si sono resi conto che cioè, la situazione non è più come era prima. Ed effettivamente, secondo me, questa, come dire, questa emozione della crisi non è ancora al termine, perché ci sarà un altro momento, secondo me, quando sarà, come dire, chiusa la fase di cassa integrazione, ci sarà un altro momento della crisi che comporterà delle nuovi aspetti, secondo me, non del tutto positive. Quindi, tornando alla domanda, cioè come era il paziente prima e come adesso, allora direi prima non parlerei di un paziente, perché almeno quello che posso dire dal nostro movimento, l'anno 2019 è stato un anno eccellente. Un anno eccellente, certo, non con delle differenze nei settori, però un anno che ha creato tanta fiducia, anche tanta volontà di investire, di andare avanti. Adesso effettivamente sono d'accordo con lei, bisogna parlare di un paziente e di definire come andrà a finire questa storia di malattia. Condivido quello che ha detto prima Calabro, è difficile fare, è veramente difficile fare delle valutazioni, anche perché secondo me abbiamo visto che cambiano da mese in mese. Personalmente dico questo, vedo importante che ci sia da tutte le istituzioni la coscienza che non può essere risolta da una sola, cioè questa crisi non è una crisi del sistema finanziario e non può essere risolta dal sistema finanziario, come non è una crisi dell'euro, quindi secondo me non può essere risolto dalla Banca Centrale Europea da sola e non può essere risolto neanche dalla politica. Cioè qui secondo me ci vuole l'insieme di tutti. Questo per me è un fatto molto importante e poi dipenderà molto se in autunno ci sarà qualche speranza in più di aver sotto controllo il virus,
Se ci sono più garanzie sotto questo punto di vista, sarei per l'anno prossimo anche fiducioso. Se non si avverrà questo, sarei un po' meno fiducioso. Ma una banca del territorio come si muove, avendo da una parte l'Europa, dall'altra l'Italia? Cioè, che margini di manovra avete anche per tenere per mano l'impresa altoatesina, ma anche il singolo altoatesino? Ma direi che qui voglio dire che tutte le banche locali, e torno a quello che ho detto prima, che non un'istituzione da sola può, come dire, fare fronte, e devo dire che le banche locali, tutte, che sia stata Casa Risparmio o la Popolare o noi, ci siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo lanciato un'iniziativa che secondo me è stata una delle più importanti, è quella di partire con le moratorie. E lì devo dire che è stato fatto un lavoro eccellente in tempi anche molto, molto rapidi. E se parlo come Raiffeisen, in questi tre mesi abbiamo fatto delle moratorie quasi 10.000, 9.000, oltre 9.900, con un volume creando una nuova liquidità intorno ai 450 milioni, cioè tenendo presente il capitale e anche gli interessi che sono stati dati in moratoria. Quindi credo che questa è stata una risposta molto efficiente per dare anche, come dire, ossigeno all'economia e dando anche delle speranze. Poi, come tutte le altre banche, ci siamo aderiti al sistema locale del protocollo d'intesa che ha proposto la provincia, e anche su quel fronte ci siamo mossi anche abbastanza rapidamente. Grazie. Alberto Naef, la prima domanda che le faccio, lei è amministratore delegato di Banca Popolare, è il tema dell'incertezza, cioè come abbiamo vissuto in questo periodo, che appunto adesso è stata citata anche amministrazione provinciale, però immagino che voi un giorno vi arrivava una notizia dall'Europa, un giorno vi arrivava una notizia dall'Italia, un giorno vi arrivava una notizia dalla provincia autonoma di Bolzano, poi ci metterete anche del vostro, nel senso che avete le vostre iniziative che si inseriscono in questo contesto, cioè come avete fatto? Perché lo dico perché anche sul mio giornale l'altro ieri Massimiliano Bonacchi, il professore, ha parlato proprio di incertezza, cioè del grande tema dell'incertezza. Ah, buonasera a tutti anche da parte mia intanto. Sì, è stato un periodo molto dinamico, molto diverso giorno per giorno, in cui anche noi, essendo solo su 8 province, ma sfortunatamente 8 erano già abbastanza, no? Perché ovviamente avevamo tra le varie organizzazioni nazionali, provinciali, regionali, eccetera, avevamo sempre un assetto variabile. La cosa positiva forse è che, essendo comunque qui in questo, le tre banche che siamo qui rappresentate, siamo molto simili tutti a una dimensione che abbiamo una certa agilità, riusciamo comunque, diciamo, a essere molto vicini a tutte le nostre strutture, le nostre filiali, e quindi a riuscire ad avere un dialogo costante con loro, e riusciamo a cercare di essere, diciamo, molto veloci nell'indirizzare la struttura e nel cercare delle soluzioni pragmatiche, che su dimensioni sicuramente superiori sarebbe più complicato. Ecco, però lo spirito di adattamento riguarda appunto gli imprenditori, riguarda le banche, riguarda la politica, cioè in un momento come questo? Riguarda tutti, come dicevamo prima, è una questione di sistema, e quindi, diciamo, ci siamo dovuti adattare tutti a diventare, io dico sempre, dei paramedici, perché di fatto, essendo appunto una crisi medica, se uno voleva capire qual era, diciamo, la fonte, cercare quantomeno di prendere le decisioni ragionevoli nell'interesse in primis dei colleghi dell'azienda che rappresentiamo, ma poi anche ovviamente del territorio in cui operiamo, dovevamo per forza di cose confrontarci con i nostri responsabili della sicurezza, con il nostro medico dell'azienda, eccetera eccetera, per riuscire a capire, da persone di banca ovviamente non sempre abbiamo fatto medicina come università, e cercare di prendere delle
decisioni ragionevoli, alle volte diciamo cercando di semplificare, ma perché semplificare voleva dire essere più sicuri che le persone avrebbero, diciamo, avuto dei comportamenti responsabili, come poi nell'ambito della Popolare è assolutamente stato fatto. Noi abbiamo registrato un caso solo di positività al coronavirus tra i nostri 1300 colleghi, e questo anche perché fortunatamente poi ognuno ci ha messo la sua testa, insomma. Ecco, invece, a proposito di coronavirus, rispetto ai clienti, cioè lei vede mondi diversi, per cui c'è l'Alto Adige in questa Italia che gioco forza sarà a macchia di leopardo per diverse ragioni. L'Alto Adige in questo momento le sembra un benchmark da copiare, le sembra il luogo dove le cose vanno diversamente, o viceversa è un pezzo d'Italia e un pezzo di Europa che si muove nello stesso modo rispetto ad altri? Allora, beh, diciamo, ovviamente io vedo l'Alto Adige in prevalenza, e quindi è difficile poi fare confronti compiuti. Però vedo un Alto Adige che si muove bene, ovviamente gli imprenditori hanno incertezze, così come le abbiamo avute e le abbiamo tuttora noi banchieri, rispetto a tanti fattori che poi sono tipici del loro business. No? Facciamo l'esempio più caratteristico dell'Alto Adige, il turismo. Ovviamente oggi gli albergatori si stanno domandando quando apro, no? E chiaramente questo è un fenomeno importante per loro, anche per fare le previsioni di cassa, le previsioni di liquidità, e quindi determinare quando richiamare, diciamo, i lavoratori, sia quelli stagionali che quelli messi in cassa integrazione, ripartire con i fornitori e riaprire sulla base appunto anche delle prenotazioni, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, ovviamente tutti nel proprio ambito hanno delle incertezze. Facciamo l'esempio ancora banale, i ristoratori o tutto il mondo della ristorazione, come sistemo diciamo i tavoli, come sistemo il negozio per rendermi post-Covid, tanto per citare una delle tre parole che con cui ha iniziato lei, e quindi diciamo per essere adatto al nuovo contesto. E quindi, diciamo, ma siete elastici voi in questa situazione in cui l'elasticità dovrebbe essere un valore nuovo? Ovviamente siamo elastici, diciamo, nel range in cui siamo abituati ad operare. Ovviamente non possiamo essere elastici su tanti fronti, da quello regolamentare a quello legislativo, eccetera, eccetera. Però, diciamo, è chiaro che nell'ambito, almeno per quello che mi riguarda, nell'ambito delle competenze e delle libertà che avevo, le ho usate tutte, anche qualche volta al 101%, perché purtroppo, nel bene dell'azienda si cerca di fare in primis quello, al netto anche appunto qualche volta di non essere troppo conservativo e quindi di prendersi dei rischi. Grazie, dottor Naif. Dottor Lovecchio, anche Oreggio Plus è un osservatorio molto particolare. Fra l'altro, giocando anche con le parole, dico che una delle cose che forse sono venute meno in questo periodo è l'idea dell'Euregio, no? Perché l'Alto Adige ha fatto una cosa, il Tirolo ne ha fatto un'altra, il Trentino ne ha fatto un'altra ancora, per cui l'idea che ci sia un Euregio che compatta, decide anche in una circostanza come questa, non solo come aprire o non aprire i confini, ma banalmente quando aprire o non aprire i negozi, cioè abbiamo avuto un'idea. Allora, com'è dal suo osservatorio quello che sta accadendo nella nostra comunità, soprattutto visto che oggi parliamo dall'Università di Bolzano col concetto dell'Alto Adige come focus? E allora, buonasera da parte mia anche a tutti. Allora, l'Euregio in questo momento è una grande sfida, è veramente una sfida riuscire a trovare dei momenti di contatto, ma solo, come giustamente diceva lei, tra la provincia di Bolzano e già la provincia di Trento abbiamo chiaramente, si sono mosse macchine completamente diverse. Diciamo che il nostro osservatorio, a differenza di una banca, è l'osservatorio di un SGR, quindi una società di gestione del risparmio che fa fondi, che ha un contatto chiaramente con le piccole e medie imprese che noi finanziamo attraverso appunto i mini bond,
e in questo momento in particolare con le associazioni di categoria, perché per conto e insieme appunto alla provincia stiamo cercando di capire e stiamo appunto mettendo in piedi una serie di strumenti che traghetteranno, supereranno il tema del finanziamento. Quello che noi abbiamo osservato, come è stato detto anche dagli altri relatori, è stato appunto questo momento di grande spavento iniziale, che in parte in questo momento è stato anche superato, proprio come necessità, se vogliamo, in generale di sostegno all'economia, che in parte è stato superato con questa fortissima emissione di liquidità e con chiaramente una eccellente attività fatta dal sistema bancario che ha sostenuto le aziende in questo momento. Quello che però noi vediamo, e quindi un po' si è in qualche modo, la paura è un po' venuta meno. Quello che però noi vediamo e che chiaramente vogliamo poi affrontare è tutto il tema del post-finanziamento, perché oggi noi stiamo finanziando, quindi stiamo aumentando il livello di debito delle nostre piccole e medie imprese piuttosto che del settore alberghiero, giusto per citare un settore strategico. Però, scusa, interrompo. Come si fa ad aumentare dentro le regole? Perché non riesco bene a capire. Mi faccia fare il cronista, o se preferisce il tenente Colombo, no? Sai che il tenente Colombo poi torna dentro e dice: no, non ho capito bene. Mentre mia moglie sta cucinando, si ricorda, il tenente Colombo faceva la domandina, no? Come si fa? Cioè, avete un margine per muovervi con una certa elasticità? Visto che ho usato la parola aumentando, no? Nel senso nostro, di attività nostra? Sì, sì, sì. No, il tema è, secondo me, quello che noi, su cui noi stiamo cercando di muoverci, è il fatto di intervenire su quello che sarà le necessità che avranno le imprese di promuovere anche le nuove iniziative delle imprese stesse. Cioè, quello che noi vediamo in questo momento è, ci stiamo occupando tutti di sostenere e di portare avanti un problema che poi dovrà essere affrontato, e alcune aziende lo possono affrontare perché sono in grado di pagare i debiti che in questo momento stanno facendo, i nuovi finanziamenti che stanno facendo, altri avranno evidentemente più difficoltà nel generare sufficiente redditività per pagare questo. Ma poi c'è un altro tema che secondo noi è importante. Qui la crisi ha un po' evidenziato il tema dimensionale dell'azienda, il tema della necessità di avere una propensione all'export anche in più paesi molto più rilevante di quello che magari poteva essere ieri. E questi aspetti sono aspetti fondamentali, perché significa che le aziende devono investire in questo. Allora, oggi ci stiamo occupando di risolvere il problema del minor fatturato, di quindi coprire i costi, della struttura alberghiera che deve in qualche modo, no, cercare appunto di coprire le mancate presenze che ha. Ma dobbiamo pensare che la struttura alberghiera si deve riqualificare, deve migliorare l'offerta per avere una redditività migliore. Le aziende devono pensare di aumentare la loro dimensione, quindi fare acquisition per ingrandire la propria dimensione. E sono tutti temi che oggi non vengono affrontati, ma che dovranno essere per forza affrontati subito dopo il tema appunto del superamento di questa tematica. E ma lì, dottor Lovecchio, voi siete diventati anche un po' dei consulenti in questa fase, cioè cercate di aiutare un po' questo processo, perché è un processo, torniamo a Darwin, evocato prima dal dottor Calabrò, no? Cioè, dobbiamo cambiare, su questo non c'è dubbio. In questo cambiamento voi come vi ponete? Allora, noi in questo momento abbiamo fatto un'analisi sostanzialmente di quelli che sono i settori strategici, chiaramente della nostra area, che sono appunto il settore turistico alberghiero, le piccole e medie imprese e anche un po' le nuove iniziative, quindi il mondo delle start-up. E su questo stiamo cercando di trovare il consenso nella raccolta di denaro da parte di investitori istituzionali pazienti, e quindi parliamo di cassa depositi e prestiti, fondi pensione, casse di previdenza, assicurazione e quant'altro, che sono disposti a investire sulla crescita di questo territorio e sulla questa crescita delle piccole e medie imprese e la crescita della qualità di offerta del settore alberghiero, che sono temi che c'erano già prima ma adesso diventano sempre più importanti. Quindi noi, mentre le banche si sono occupate della prima fase e si occuperanno anche ovviamente della crescita della seconda fase, riteniamo che servono degli strumenti anche diversi dal finanziamento per poter supportare questi settori.
Questa è l'idea ed è il motivo per cui stiamo lavorando insieme alla provincia per trovare delle soluzioni che non sono solo quelle del finanziamento, ma sono quelle del private equity e di altre forme di intervento che possono essere di sostegno a questi settori. Ed ecco l'accompagnamento. Prima di coinvolgere anche i professori, dottor Calabro, due cose. Una, visto che ha fatto tutti questi incontri virtuali, di nuovo un paragone fra le varie realtà, e dall'altra, l'Europa e l'Italia si stanno muovendo bene dal suo punto d'osservazione o si poteva fare qualcosa di più e di diverso? Torniamo alla percezione del cittadino che non capisce più se il MES è una fregatura, una cosa, un treno che sta per partire sul quale non saliamo. Cioè, mi immagino a volte come anche il piccolo imprenditore, anche forse il grande imprenditore, faccia anche fatica a capire, no, come muoversi in un contesto come questo. Io distinguerei fra due profili. Il profilo di quello che si poteva fare, partiamo dall'Italia, con gli strumenti di concessione di credito addizionale, secondo me è stato fatto molto. Quindi non penso che oggi ci sia un problema per un'azienda nell'andare a chiedere una liquidità aggiuntiva oltre alle citate moratorie che già hanno dato una grande boccata di ossigeno. Quindi questo della concessione del credito sicuramente è stata più che sufficiente. Addirittura qualche analista inizia a dire: speriamo che aver creato le premesse perché si possa dare credito a tutti in maniera molto ampia non possa rivelarsi col senno di poi aver dato, uso una metafora un po' cruda, del metadone a un drogato. Cioè un'azienda a cui viene concesso troppo credito, non sempre il troppo credito, sappiamo dalla nostra esperienza, è un fattore propulsivo. Il troppo credito a volte può uccidere un'azienda, perché se un'azienda entra nell'era Covid con problemi strutturali e ce l'aveva, come ho detto prima, magari perché c'era una leva finanziaria troppo elevata o comunque il business model non funzionava già prima bene a prescindere dal Covid, con l'inondazione di credito si rischia di tenere con le stampelle questa azienda per un tempo limitato e poi aver semplicemente rimandato il problema avendo creato però dei problemi che sono magari maggiori rispetto alle soluzioni a cui si erano ispirati. Quindi direi credito, no problem, forse troppo. Interventi invece fatti a livello sistemico per favorire gli investimenti nei vari paesi europei. Si è partiti male, si è arrivati secondo me a un buon compromesso. Ricordiamo tutti i SEMA delle prime settimane che alla fine hanno portato direi a una visione abbastanza chiara di aver fatto venire su un'Europa che alla fine si è abbastanza compattata, anche se ci sono stati, come abbiamo letto tutti, dei distinguo abbastanza forti in alcune fasi della trattativa, però alla fine l'Europa ne è venuta fuori da questa sfida. L'Europa è intesa come c'è stato un momento decisionale in cui l'Europa è riuscita a far partorire qualcosa, direi di sì. Il dibattito degli ultimi giorni sappiamo che è quello di dire: speriamo che l'Italia possa cogliere questa opportunità per poter usare gli strumenti finanziari che saranno messi a disposizione del nostro paese per essere utilizzati su interventi strutturali, non soltanto interventi a pioggia e poco proficui. Grazie. Dottor Gasser, si dà davvero credito a tutti? Mi guardi negli occhi, visto che il mezzo lo consente, no? Quando si modera di solito non si vedono gli occhi dei moderati, in questo caso mi guardi negli occhi. E cosa deve fare un'azienda per meritarsi la sua fiducia in un periodo come questo? Ma direi, sotto questo punto di vista... Sta già prendendo tempo, glielo dico, perché nel senso che rispetto a un sì o un no, sta già facendo un ottimo slalom, del resto in Alto Adige sappiamo pisciare bene, ci sta. No, infatti dico, non c'è un grande cambiamento rispetto a prima, perché in ogni caso, come è stato detto anche prima, si tratta di debiti che insomma, infatti l'indebitamento cresce, quindi va comunque fatta una valutazione sulla bontà dell'investimento e sulla bontà dell'azienda. Sta di fatto però che con tutte le garanzie che sono state messe a disposizione,
dichiarando che le difficoltà casomai sono dovute al tema del Covid, c'è una, come dire, maggiore flessibilità di mettere a disposizione dei crediti rispetto a prima, ma comunque bisogna tener conto che anche con le garanzie sono mezzi messi a disposizione da parte dello Stato, quindi c'è anche questa responsabilità che l'azienda, quindi la banca, ha nei confronti del Fondo Centrale, e che comunque non credo che se si va, come dire, a dare credito a maniche troppo larghe si faccia del bene. Chiarissimo. Dottor Naif, non vi sto chiedendo come stanno le banche, cioè diamo per scontato che le banche siano il medico che cura il paziente malato, ma le banche come stanno in questo momento? Le banche si guardano dentro e cercano ovviamente di gestire al meglio, intanto in primis i clienti, perché poi diciamo il nostro conto economico, il nostro stato patrimoniale nasce dall'attività che svolgiamo con i clienti. In secondis, ovviamente, sta facendo dei lavori importanti. Lato nostro stiamo rinforzando il capitale in modo organico per, diciamo, rendere la banca sempre più resiliente agli shock, anche in occasione di eventuali ulteriori ricadute che dovessimo affrontare. Nel contesto, ovviamente, quello che diceva prima Paolo Gassia, che io condivido e mi permetto di aggiungere una cosa, sono anche molto contento di come stanno andando le cose, perché vedo molta disponibilità da parte degli imprenditori nel confrontarsi con strumenti che un tempo erano riservati solo alle grandi aziende, il business plan, il cash flow forecast, eccetera, che secondo me consente, anche per stare nel titolo del convegno, di andare verso un nuovo stadio del rapporto banca-impresa, uno stadio in cui si guarda avanti, siamo in una restart-up, me lo faccia dire, la ripresa, traduciamola un po' in inglese, siamo in restart-up e quindi dobbiamo tutti guardare avanti, no? Il passato c'era, sicuramente è un'eredità che ci portiamo, poi c'è anche il futuro. E quindi secondo me tutte queste, diciamo, situazioni sicuramente sfavorevoli che abbiamo affrontato, guardando un po' il mezzo bicchiere o il terzo di bicchiere pieno, c'è anche il fatto che secondo me si va verso una situazione di maggiore maturità da parte nel rapporto banca-impresa, e questo può solo beneficiare la banca un domani nei suoi conti. Grazie. Dottor Lovecchio, le dico due mezze frasi se lei le completa. A salvarci saranno prima di tutto puntini, e quelli che avranno più difficoltà saranno puntini. Cioè, chi salverà l'economia altoatesina prima di altri, intendo dire. Sarà il turismo, se il turismo invece è in difficoltà saranno altri, non voglio imbeccarla. E chi invece avrà maggiori difficoltà in questo momento, perché voi lo vedete già, immagino, con la vostra lente. Sì, allora, secondo me il sistema per essere salvato ha bisogno, in questo momento, fermo restando che dobbiamo capire l'impatto completo, no, di questa pandemia, nel senso che dobbiamo capire se ci sarà poi una seconda ondata o meno, che è un aspetto molto importante, perché in questo momento molte aziende, anche e soprattutto del settore turistico alberghiero, hanno bloccato alcuni investimenti che avevano previsto di fare perché non sanno, no, non hanno la prospettiva futura. Secondo me quello che può salvare è un coordinamento di interventi da parte appunto del sistema bancario, ma anche da parte della provincia e di altre istituzioni finanziarie, in una logica di lungo periodo, che possono in qualche modo chiudere un po' il cerchio. Sicuramente ci sarà la necessità in alcuni settori di intervenire con contributi a fondo perduto. Oggi è un tema che è stato toccato fino a un certo punto, cioè solo in maniera limitata per le piccole realtà. Forse è un tema che questo deve essere preso in mano e capire quanto questo anche nel settore turistico alberghiero può avere un suo impatto. E ci sono poi, ripeto, interventi di più lungo respiro, dove appunto si deve dare il tempo alle aziende di poter in qualche modo assorbire quell'extra
indebitamento che hanno avuto in questo periodo. Quindi con strumenti molto di lungo termine che possono essere fatti, piuttosto che, come dicevo anche prima, valutare, come altri paesi stanno facendo, eventuali appunto soluzioni anche di intervento nel capitale a supporto di alcune aziende. Quindi questa è un po' l'idea appunto che ci stiamo facendo. Su quali sono i settori? Noi chiaramente abbiamo una vista chiaramente solo su alcune tematiche, quindi solo su aziende grandi o piccole e medie imprese parliamo, no? Quindi non su tutto il settore magari delle micro aziende, che sono quelle che oggi stanno pagando probabilmente di più e sulle quali appunto c'è un punto di domanda che viene fatto. Ripeto, quello che vediamo noi è che le aziende che hanno una maggiore internazionalizzazione sono quelle che oggi sono riuscite anche facilmente a ripartire, e anche le aziende di una certa dimensione. Soffrono le aziende chiaramente che hanno dimensioni più piccole, con economia di scale anche diverse, e la stessa cosa vale nel settore alberghiero, dove probabilmente adesso lì è un po' tutto un punto di domanda, però diciamo così, gli alberghi che si trovano appunto ad avere magari fino ai 3 stelle hanno più difficoltà, perché la presenza, il margine che hanno sulla presenza è molto limitato, probabilmente avranno più prospettiva le offerte appunto dei 4-5 stelle che hanno una qualità superiore e con una marginalità per, diciamo così, presenza superiore. Grazie, immaginate, lo dico anche a chi ci segue su YouTube, quanto possa essere bello per un professore fare una domanda non a uno studente ma a un amministratore delegato. Per cui chiedo al professor Bonacchi di fare una domanda al dottor Calabrò. Avrei staccato il microfono, probabilmente l'ho distratto. Grazie a tutti e quattro gli interlocutori, sono molto felice di averli qui. Il tema appunto è che la domanda che mi viene, più che una domanda, vorrei far ragionare magari sia il dottor Calabrò ma anche gli altri, dando alcuni dati, no? Perché poi a noi accademici spesso è anche richiesto quello di fornire dei dati empirici. Vi do dei dati sul leverage delle aziende italiane, altoatesine, e poi dei due lender austriaci che ci sono vicini e che sono il Tirolo e Salisburgo. Allora, su un totale degli investimenti di 100, un'azienda italiana media mette 24 euro. Quindi se io devo acquistare un macchinario, costa 100, 24 li metto come equity, come capitale dell'imprenditore, il resto lo chiedo a prestito. Le aziende altoatesine mettono 26, quindi sono più capitalizzate, e le aziende dei lender austriaci ne mettono 31. Quindi il nostro benchmark non deve essere l'Italia, ma sono, diciamo, i lender austriaci che ci sono più vicini. Quindi il tema appunto è questo, e era già un po' venuto fuori. Si dice tutti che le aziende devono crescere, si devono sviluppare, devono investire per crescere, in questo modo faranno più utili e restituiranno tutti questi finanziamenti gli vengono dati. Ecco, quello che io mi chiedo a volte, ecco, stiamo facendo ovviamente molto per aiutarle, ma in futuro che cosa facciamo come moral suasion per queste imprese, cioè anche per spingerle a, come dire, crescere, capitalizzarle, a fare cultura d'impresa? Perché io conosco molti imprenditori e sono anche figlio di imprenditori. Gli imprenditori sono molto smart e rispondono molto alle indicazioni che gli vengono dall'esterno. Forse, ecco, sarebbe interessante mettere insieme le forze sia di Euregio Plus, ma anche delle altre 3 banche locali, per fare un po' cultura d'impresa in questo senso, ecco, quindi non solo vendere i quattrini ma anche magari vendere cultura d'impresa. Però ecco, volevo sentire un po' che cosa ne pensava Nicola Calabrò ma anche gli altri. L'Italia ha sempre avuto in generale una situazione che è stata definita, usando varie terminologie, forse una delle più semplici, bancocentrica.
Bancocentrica vuol dire che tutto il mondo imprenditoriale italiano è sempre stato abituato a ragionare sul fatto che se c'era da fare qualcosa di nuovo, un investimento o comunque realizzare una nuova attività, a chi ci si rivolge va storicamente sempre alla banca. Questo fa sì, per aggiungere rispetto all'indicazione del professor Bonacchi, che se si vanno a fare dei confronti a livello europeo, si vede che mentre altri paesi europei sono abituati a ragionare con degli strumenti che si affiancano alla parte financing offerta dalle banche, e l'Italia invece è sempre stata in questa situazione. Cos'è cambiato però negli ultimi anni? Negli ultimi anni è cambiato qualcosa di positivo, ovvero le banche, dopo la lezione della crisi, quella del 2008 e degli anni successivi, hanno dovuto modificare il loro approccio per quanto riguarda i limiti massimi di concessione di finanziamento. Quindi in ogni caso si è andati verso una migliore concessione di credito. Oggi ritengo che tutto il mondo bancario lavori con delle logiche diverse da quelle del passato, e quindi si sia esposto meno a rischi di eccessivo credito da una parte, ma nello stesso tempo si sia anche evitato quell'eccesso di credito che, ripeto, come ho già detto nel mio intervento precedente, è altrettanto dannoso come il non fare credito. Cioè, a volte sia non fare credito può essere brutto per un'azienda, ma a volte drogare un'azienda con troppo credito è sbagliato. Io credo che non sia facile sul nostro territorio, qui vado verso la risposta, non sia facile sul nostro territorio coniugare altri strumenti che possono permettere all'imprenditore locale di poter contare, oltre che sulla banca, anche su altri soggetti che si affiancano. Perché? Perché la mentalità di fondo è quella dell'impresa familiare, che mal sopporta quello di avere un investitore terzo che, o qualcuno che si inserisce apportando dei capitali, ma che ovviamente vorrebbe avere un minimo di capacità di controllo del proprio investimento. La gestione potrebbe rimanere all'imprenditore e avere un socio di minoranza, per esempio. Però nella mia esperienza pratica di territorio vedo una forte resistenza ad andare verso questo tipo di situazione. Quindi sarebbe sana, sarebbe corretta. Cito un esempio che posso citare ufficialmente, perché è un esempio dove l'imprenditore in oggetto ci ha autorizzato a raccontarla, l'abbiamo raccontata un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa il pastificio Felicetti ha deciso di fare un importante investimento di raddoppio del proprio stabilimento in Val di Fiemme. Noi siamo banca storica di questo pastificio e quindi lavoriamo con loro da tantissimo tempo. A un certo punto, di fronte al raddoppio del proprio stabilimento produttivo, ci siamo seduti al tavolo internamente e ci siamo resi conto che se questo investimento si sarebbe dovuto finanziare tutto completamente con il finanziamento che ci veniva richiesto, non avremmo fatto il nostro bene e non avremmo fatto il bene dell'azienda. Abbiamo con coraggio chiamato l'imprenditore e gli abbiamo detto: guarda, per noi l'investimento ci sta, crediamo che il tuo business plan funzioni e quindi che tu sia capace di generare il cash flow che stai indicando, ma riteniamo che la tua azienda rischierebbe di essere per tanti anni squilibrata sul debito e quindi molto più esposta a possibili eventi improvvisi che ti potrebbero portare a un certo punto ad avere troppo debito, soprattutto se le cose a un certo punto non girassero come stiamo ipotizzando. Questo imprenditore è stato molto illuminato e, nonostante fino a quel giorno l'azienda di famiglia viaggiasse da generazioni nell'idea che i soci erano soltanto i componenti del nucleo familiare che si passavano di generazione in generazione le quote, hanno accettato l'idea che quell'operazione potesse essere fatta facendo entrare un socio di minoranza che ha portato una quota di quella finanza che era necessaria e quindi ha deciso di accettare l'impostazione. Noi abbiamo svolto un ruolo per cui abbiamo accompagnato l'azienda nel trovare un paio di alternative di socio di minoranza, abbiamo trovato la quadra, abbiamo suggellato una bellissima operazione dopo qualche mese, che quindi ha visto la banca fare la sua parte e un investitore di private equity fare il proprio ruolo. E questa, secondo me, è un'operazione che io considero una delle più belle che abbiamo fatto e che anche nella mia esperienza bancaria ho fatto. Però è raro trovare l'imprenditore illuminato disposto a questo compromesso. Spesso la risposta a questo tipo di proposta è: non se ne parla, io non faccio entrare nella mia azienda il capitale di terzi perché l'azienda è mia. Chiarissimo. Dottor Gasser, vuole aggiungere qualcosa su questo tema?
Sì, magari con un esempio concreto. Beh, diciamo, condivido quello che dice Calabrò assolutamente, perché questa è un po' la storia, la cultura nelle nostre parti. Dove però io vedrei spazio per incentivare gli imprenditori a mettere di più del capitale proprio, quindi di far più autofinanziamento, potrebbe essere un sistema fiscale incentivante. Perché ci vuole, come dire, un incentivo da parte anche dell'imprenditore di dire, beh, degli utili che faccio, non tutto vado a distribuire, ma investo dei soldi anche nell'azienda. E lì, secondo me, dal punto di vista del sistema fiscale, ci sarebbe ancora parecchio spazio. Grazie. Dottor Naif, su questo? Ah sì, guardi, è un percorso culturale che stiamo facendo piano piano, perché è un po' ovviamente una rincorsa l'uno con l'altro. Ovviamente quello che ho visto... Non è che ci sia tutto questo tempo, non glielo dico, perché no. Purtroppo questa volta bisogna tutto fare tutto in fretta, ecco. Sì, però diciamo che anche con i modi giusti, no? Perché poi il rischio è sempre quello di essere percepiti come senza tatto, no? Quindi diciamo, quello che vorrei aggiungere è che vedo anche un po' più di disponibilità del passato anche a dare delle fiduzioni, delle garanzie personali che sono, me lo faccia dire, del quasi equity, nel senso che alla fine ovviamente vanno a ricollegare il rapporto tra impresa e imprenditore, no? E quindi diciamo, mentre un tempo questa richiesta sarebbe stata abbastanza denigrata, diciamo così, adesso c'è un po' più di accettazione. Allora, oltre a tutto quello che è già stato detto, quindi devo dire che è il percorso, lo si sta facendo da qualche anno e sta andando avanti. Anche noi ogni volta chiediamo di aggiungere anche dei mezzi propri e vedo che gli imprenditori capiscono, insomma. Dottor Lovecchio, anche se il vostro è un caso forse un po' diverso, però... Sì, no, io quello che posso dire è che c'è, allora, sul tema dell'indebitamento, c'è un tema, diciamo così, che c'è una tendenza, chiaramente lo diciamo perché chiaramente noi siamo fattori di questa cosa, per cui lo diciamo, di chiaramente portare alcune aziende a dei finanziamenti che siano alternativi al sistema bancario, no? Con chiaramente una certa fatica, quindi il discorso, il mondo dei mini bond che noi abbiamo cavalcato dall'inizio, dal 2013, è un tema, ma anche i fondi di credito che sempre più si stanno affermando anche in Italia come appunto degli strumenti che si affiancano al finanziamento bancario, no? Quindi indubbiamente questo mondo sta un po' crescendo e vede appunto investitori istituzionali disposti a entrare in questo settore. Da questo punto di vista, sulla parte equity c'è appunto l'idea di voler, e lo stiamo, dicevo prima, anche stiamo vedendo anche in diversi paesi, di entrare con l'equity nelle aziende, ma lì sono d'accordo con quanto detto dal dottor Calabrò, che c'è una certa difficoltà, una certa un problema proprio personale dell'imprenditore di far entrare qualcun altro. Nel settore alberghiero quello che stiamo notando è invece un fenomeno che permette di in qualche modo di far entrare dei fondi, ed è appunto uno dei prodotti su cui stiamo lavorando, molto simili ai prodotti di CDP, che sono quelli di separare la parte immobiliare dalla gestione e quindi intervenire, sostenere il settore alberghiero e sostenere anche il gestore, in qualche modo dando finanza e togliendo quello che è il discorso alberghiero. È un fenomeno che a livello internazionale si sta diffondendo ed è un modo anche per ridurre l'indebitamento e quindi permettere anche di investire sulla qualità. In Alto Adige, devo dire, qualche realtà c'è, però è sicuramente un passaggio particolarmente difficile da far capire, far digerire. Darwin era distratto, l'evoluzione della specie ha avuto sostanzialmente uno stop da questo punto di vista. Professor Boffa, una domanda ai nostri relatori di oggi? Intanto ringrazio Alberto e tutti i relatori. Mi pare che il dottor Lovecchio insistesse su un tema che mi sembra importantissimo, nel senso che noi adesso stiamo un po' assistendo alla necessità di moltissimi nuovi investimenti. Immagino l'Italia era entrata nel Covid comunque con una crisi di produttività
già presente da molti anni. In più ci sono cambiamenti strutturali, pensiamo alla digitalizzazione, necessità di cambiamenti del livello di qualità in molti settori, gli investimenti green. E quindi per certi versi questa necessità di investimento immagino richiederà un nuovo rapporto di cui in parte si è già parlato, ma fra la banca e gli altri tipi di finanziatori. Ecco, mi piacerebbe sapere un po' dagli ospiti, per quanto è possibile, come vedono loro il futuro del finanziamento in termini di ruoli in questo mondo che cambia a questa rapidità notevole. Grazie. Lo vecchio, visto che era il primo evocato, poi riprendiamo con gli altri. No, sono perfettamente d'accordo, nel senso che il tema è che necessitiamo di avere anche altri finanziatori attraverso appunto investitori istituzionali che possano effettivamente investire sulle nostre aziende e sul nostro territorio, intendo anche territorio evidentemente nazionale, per portare appunto risorse che oggi sono distolte perché sono investite le varie obbligazioni o corporate piuttosto che azioni in ambito internazionale e non sono appunto dedicati al territorio. Portare queste risorse sui nostri territori, sia nazionali che regionali, aiuta a fare quell'investimento di cui oggi ci stiamo dimenticando. Oggi stiamo pensando al tema appunto di superare la crisi, non stiamo pensando agli investimenti su futuri. Il 4.0, l'industria si è fermata, quindi è un progetto che in realtà si sta fermando, no? Come appunto si sta fermando anche il fatto di dire probabilmente dobbiamo ripensare alla delocalizzazione spinta come era oggi. Quindi investire sulla crescita dimensionale deve essere fatto, e deve essere fatto con strumenti che probabilmente in parte sono strumenti del finanziamento, ma devono essere poi collocati con altri investitori che sono disposti a investire in tempi molto più lunghi di quello che è il sistema bancario. Grazie. Naef? Ma guardi, il tema degli investimenti lo dividerei in due ambiti. Ovviamente ci sono gli investimenti infrastrutturali e quelli, diciamo, hanno un loro ambito più diciamo istituzionale, e quindi diciamo lì è una questione poi diciamo di CDP, del governo, delle province, eccetera. Riguardo agli altri investimenti, noi come banca ovviamente cerchiamo di fare sempre il nostro meglio, per cui diciamo poi se ci sono altri attori ben vengano, insomma, però cioè, il compito mio è quello di traghettare la banca verso la possibilità di sapere gestire, sapere guidare diciamo anche l'imprenditore in una fase di progetto di investimento di lungo termine, cosa che abbiamo per esempio anche come banche fatto nel passato sul turismo, per esempio qui in Alto Adige, no? Perché poi alla fine sono investimenti con ritorni sui 15 anni e quindi chiaramente li abbiamo visti, tutto il fotovoltaico, l'eolico, tutto il mondo dell'energetico. Ci saranno altri investimenti digitali, di ampliamenti produttivi, eccetera. Cercheremo di essere pronti anche su quello. Gas? Beh, secondo me è un tema molto complesso, perché per portare degli investitori non è solo, cioè ci vuole anche l'attraenza, non solo gli strumenti. E quindi se vogliamo che investitori esteri o di altre zone della provincia di Bolzano investano nella nostra terra, bisogna creare le premesse, la cornice. Io, per tornare a un discorso che è stato fatto prima e che mi è proprio sul cuore, io nella ripresa non vedo tanto da parte dell'ente pubblico, dell'amministrazione pubblica, investimenti o diciamo sostenimenti sotto forma di fondo perduto. Io credo che se vogliamo far ripartire bene l'Alto Adige bisogna guardare quello che abbiamo fatto in passato, dove sono stati fatti degli investimenti proprio nel territorio, in periferia, nelle scuole, nelle strade, creando delle premesse negli impianti di risalita. E adesso secondo me bisogna fare la stessa cosa, però con un po' altri parametri, investendo nella digitalizzazione, investendo nella formazione, investendo in un turismo sostenibile, investendo anche in un'agricoltura sostenibile, creando delle premesse di qualità che secondo me hanno sempre distinto l'Alto Adige.
E sotto questo punto di vista io vedo, come dire, un programma di partenza. Grazie. Calabro. Io penso di aver espresso la mia propensione al favorire un incrocio virtuoso tra il mondo delle banche e il mondo degli investimenti, e quindi in questo senso penso di essere stato già esemplificativo in quello che ho raccontato. Quindi noi come Cassa di Risparmio di Bolzano continueremo a fare la nostra parte per favorire e generare tutte le opzioni per far crescere l'economia locale sfruttando tutti gli strumenti a disposizione. Vi devo fare un'ultima domanda prima di passare magari al professor Barazzolo, giusto per una dichiarazione conclusiva. E l'ultima domanda è: eravate mai stati allo stesso tavolo, seppur virtuale, visto che di solito fate la guerra, no? Nel senso che giustamente siete in concorrenza. Vi era mai capitato di ascoltarvi con siffatta attenzione? Calabro. Ma è un mese e mezzo che praticamente, poi c'è stato un periodo particolarmente intenso quando si è trattato di definire la possibile definizione del protocollo provinciale, dove penso che abbiamo preso l'abitudine con quasi tutti i partecipanti di oggi a confrontarci in maniera molto attiva, perché e aggiungo anche che l'espressione più usata: siamo tutti nella stessa barca. Ma allora è vero che c'è il cartello delle banche? Allora c'è il cartello delle banche? No, no, assolutamente, siamo tutti nella stessa barca. No, no, ma intendo dire che non eravamo solo banche, eravamo banche, attori come può essere la struttura del dottor Lovecchio, i consorzi Garanzia Fidi, i funzionari provinciali. Quindi secondo me è stata una bellissima opportunità per fare sistema, dove ognuno proponeva spesso una soluzione per fare le cose meglio. Gassere, così? Scusate, avevo difficoltà a aprire il microfono. Sì, è assolutamente così. Secondo me tutti hanno fatto la loro parte in un modo molto costruttivo e credo che il sistema bancario ha fatto veramente un ottimo lavoro. Grazie. Naif? Assolutamente, era lo stesso tavolo, quindi c'ero anch'io. E c'era persino Lovecchio, come mai c'era anche lei? No, ma noi perché appunto in qualche modo volevamo capire gli interventi della prima fase per poi valutare gli interventi della seconda. Devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro di squadra fra le banche da questo punto di vista. Allora siamo davvero nella fase 2 a questo punto, possiamo dirlo, insomma, la fase 2 è iniziata, la fase 3 forse dobbiamo ancora definirla. Io vi ringrazio tanto, però do la parola al professor Ravazzolo, visto che aveva aperto lui, mi sembrava bello che fosse lui anche a chiudere, magari lasciandoci qualche suggestione, e saluto contestualmente tutte le persone che ci hanno seguito in video, perché poi si scopre che sono tante le persone che hanno bisogno di capire e che si affacciano in rete per seguire occasioni come queste. Professor Ravazzolo. Allora, intanto per prima cosa ringrazio tutti quanti, l'avevo introdotto, dottor Faustini, grazie per aver affrontato questa tematica e aver moderato il panel coinvolgendo tutti e quattro i panelisti attivamente, il dottor Calabro, il dottor Gasser, il dottor Lovecchio, il dottor Naif, così vi ho introdotto anche io adesso a fine, ripetuto i nomi, prima volevo mettere un po' di suspense. Diciamo che l'ultimo punto che avete preso era proprio l'obiettivo nostro come università di dire a tutta la popolazione: tutti stiamo lavorando nella stessa direzione, ve l'abbiamo dimostrato, avete visto come c'è stato un dibattito, a volte ci sono anche piccole differenze di idee, ma in generale la barca è unica e non si può pensare che c'è un gruppo di persone che la tira da una parte. In questo momento non sarebbe possibile andare in due direzioni differenti. L'obiettivo della nostra tavola rotonda era proprio indicare questo, far conoscere magari chi è meno esperto, perché non tutti sanno cosa si sta discutendo queste tematiche. Le banche, il fondo di investimento lo stanno affrontando. Noi come università stiamo tentando di studiare nel nostro piccolo queste problematiche. C'è chi è più interessato, chi ha idee, a volte più importanti, più nel breve, più nel lungo.
è chiaro che siamo ancora, la prima parte forse l'abbiamo superata, però il mare è ancora mosso e sfide importanti ci rimangono davanti. Si spera che il sistema Alto Adige, che ha già visto grandi sfide e difficili momenti nel passato, come tutto il sistema Italia, in generale il sistema Europa, possiamo allargare in questo momento qua, la barca è unica assolutamente a tutto il livello europeo. Si spera, e siamo abbastanza convinti, mi sembra, dalla discussione di questa sera, di poter avanzare, di trovare una via di uscita e di ripartire, non solo ripartire, ma anche in un futuro di trovare una soluzione possibilmente simile o migliore dove eravamo prima di questa crisi. Con questo punto vi ringrazio ancora tutti e cinque per aver partecipato, agli utenti in YouTube di aver seguito la nostra tavola rotonda. Rimarrà disponibile, la Facoltà di Economia e Management ha iniziato questa serie di iniziative e di video, a volte più tecnici, più legati all'insegnamento, altre volte seminari. Questa sera siamo partiti anche finalmente con una tavola rotonda, siamo molto contenti di questo e grazie a tutti gli ospiti e a chiunque ci ha seguito. Buona serata a tutti quanti. Arrivederci a tutti.